Ben ritornati a Laboratorio Salute. Come già vi abbiamo anticipato prima, parleremo di mal di schiena. Ognuno di noi desidererebbe essere sciolto, muoversi in maniera rilassata, però molto spesso non è così perché molti di noi soffrono di mal di schiena, di cervicale e di tante altre cose. Ed è per questo che oggi parleremo della tecnica Alexander. Allora, ci può anticipare Paolo Frigoli di cosa si tratta? Ma è definita come una rieducazione psicofisica dell'uso di sé. Queste per ora erano le parole di Alexander, che vanno un pochino spiegate. In sostanza noi, in tutti i nostri movimenti, in tutto quello che facciamo, abbiamo bisogno di una certa quantità di energia muscolare. E il modo in cui la organizziamo, il modo in cui si distribuisce nel corpo, determina un uso più o meno efficiente del nostro organismo. Se per tanto tempo lo usiamo male, questo cattivo uso diviene abituale e quindi i vari movimenti, i gesti che facciamo sono caratterizzati da eccessiva tensione muscolare, eccessivo attrito sulle articolazioni, carente coordinazione e quindi se impariamo a redistribuire meglio questa energia muscolare di cui abbiamo bisogno, il nostro modo di muoverci diventa più coordinato, più sciolto, più leggero, anche più elegante. E quindi poi possiamo applicare un uso migliore del nostro corpo in tutto quello che facciamo, quindi nella vita quotidiana, come anche nell'attività sportiva, nell'attività musicale, nell'attività artistica. Ecco, a proposito delle attività musicali, abbiamo detto che proprio la tecnica Alexander nasce da Alexander, che era un famoso attore e cantante vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, che dopo qualche anno ha cominciato a subire problemi alle corde vocali. Aveva capito che il suo problema non dipendeva tanto da un problema fisico alle corde vocali, bensì dalla postura che lui aveva assunto nel corso dei suoi anni. È proprio così. Volendo risolvere questo problema, ha iniziato ad osservarsi, siamo alla fine dell'Ottocento, quindi con uno specchio, poi con un sistema di specchi, per cercare di capire cosa faceva che rendesse poi la sua recitazione difficile, e si è accorto che si preparava a recitare aumentando la tensione nel collo, nelle spalle, nel torace e anche nelle gambe, in maniera tale da interferire poi con il funzionamento della laringe e delle corde vocali. Gradualmente ha sviluppato anche un dialogo particolare con il proprio corpo per eliminare queste tensioni. L'aspetto più difficile era il fatto che erano diventate talmente abituali da sembrare giuste, e questo è un po' quello che succede a tutti noi. Ci abituiamo a un certo cattivo uso del nostro corpo e poi ci sembra normale e quindi anche corretto. E questo gli ha permesso di ritornare a calcare le scene del teatro con una voce ritrovata, ma anche ha attirato l'attenzione di quanti avevano problemi simili, attori, cantanti, e quindi ha cominciato a insegnare quello che lui stesso aveva preso su di sé. E per fare questo si è trovato a dover utilizzare anche le mani, perché il frutto di un lavoro di una decina d'anni che ha fatto su di sé non poteva essere trasmesso così con delle semplici indicazioni verbali, delle istruzioni, ma in qualche modo doveva essere facilitato, no? Con una guida manuale, che poi è diventato il mezzo principale attraverso cui si insegna la tecnica Alexander. Quindi manualmente si suggerisce alla persona un modo diverso di muoversi, più coordinato. E questa, diciamo, origine ha reso la tecnica Alexander popolare tra, appunto, attori, cantanti, musicisti, tant'è che viene insegnata nei maggiori conservatori inglesi, americani, svizzeri, tedeschi, israeliani, nelle tanto più importanti... che lei poi collabora anche con diversi conservatori. Ma sì, collaboro. Io ho, diciamo, il mio insegnante di riferimento che ha
vissuto in Inghilterra e in America, quindi mi ha portato a viaggiare parecchio. E in Italia ho collaborato con istituzioni varie, il Conservatorio di Brescia, di Bologna, di Piacenza, l'Accademia della Scala. Benissimo, io le chiederei gentilmente di raggiungere il palco e, se è possibile, di vedere insieme quali sono le posizioni scorrette che quasi tutti noi abbiamo, perché molto spesso noi siamo in piedi e ci sentiamo rigidi. Quando ci sediamo, la prima cosa che si affloscia, si esatto. Cade dentro la poltrona, mentre sarebbe molto semplice ricordarsi di assumere una posizione corretta e quindi non andremo poi incontro delle patologie che sono la tensione muscolare delle spalle, del collo, mal di testa, perché poi ci sono tante patologie che possono poi svilupparsi con una posizione, credo, scorretta. Sì, sì, sì. Benissimo. Mi avvicino. Prego, prego. Anche perché, a dire la verità, non c'è nessuno che fin da bambini ci possa insegnare qual è una posizione corretta e che magari ci possa anche correggere i nostri difetti. A scuola si fa educazione fisica, però non si fa educazione di una postura corretta. Sì. La prima cosa da dire è che, secondo Alexander, non esistono posizioni corrette. Ecco. Ma esistono direzioni corrette. Il che significa che anche quando siamo fermi, non stiamo facendo niente, il nostro corpo esprime delle tendenze, delle direzioni al suo interno. Il rapporto, in particolare il rapporto fra la testa, il collo e il tronco, può esprimere un senso di compressione o di espansione. Possiamo domandarci se la testa, anche quando la persona è ferma e in equilibrio, tende ad andare verso l'alto, quindi a guidare il tronco in una direzione che possiamo chiamare antigravitaria, oppure se tende a essere tirata giù verso il tronco, verso il bacino, e quindi a comprimere la colonna vertebrale. Ecco, la maggior parte delle persone ha questo tipo di tendenza, di direzione. Il mio compito è quello di suggerire al corpo di cambiare direzione. Successivamente una persona può assumere la posizione che vuole, ma con una direzione della testa, del collo e anche di altre parti del corpo che gli permettono di non avere tensioni eccessive e potenzialmente dannose. Puoi appoggiare i piedi per terra? Ecco, mi fai vedere alzarti e sederti un paio di volte, così. Molto bene. E questo è il suo modo abituale di alzarsi e di sedersi. Adesso io ti suggerisco di rifarlo mentre ti accompagno. Puoi aprire un pochino i piedi, così. Ti sposto leggermente la sedia così abbiamo più spazio dietro. Ok, prova di nuovo a sederti. E di nuovo ad alzarti. Benissimo. Quando, Carlotta, vero? Quando Carlotta si alza, deve muoversi da questa posizione a questa, quindi la sua testa, fermati un attimino, la sua testa dovrebbe guidare il movimento in quella direzione. Ma se lei, quando io la porto in avanti, quando si muove in avanti per alzarsi, tira la testa indietro, è come se esercitasse un freno al movimento che sta facendo. Pertanto, se dall'alto tira giù verso il basso, avrà bisogno di spingere di più con le gambe per vincere questa resistenza. Quindi, molto semplicemente, io le suggerisco, prima di alzarti, lascia il collo un po' più libero, morbido, non devi fare movimenti, basta l'intenzione, in modo che la testa possa ritrovare la sua naturale tendenza ad andare verso l'alto. No, non è una cosa che puoi fare, ma è una cosa che avviene da sé. Un'altra famosa frase di Alexander è che la cosa giusta si fa da sé, quando smettiamo di fare quelle sbagliate. Per cui se tu eviti di tirare la testa in basso e indietro, quando io ti porto in avanti, e ci arriviamo gradualmente, la tua testa guiderà l'allungamento del tronco. Così. Molto bene. La prima parte va molto bene. Adesso vediamo se possiamo continuare il movimento senza fare l'inversione di marcia. Ok? Prosegui molto bene. Benissimo. La stessa cosa avviene nel sedersi. Sedersi è come un movimento in discesa, quindi richiede di per sé solo un rilasciamento della muscolatura. Ma tante volte le persone si schiacciano verso il basso tirando la testa indietro oppure schiacciando giù il tronco. Allora noi suggeriamo
alla testa di andare liberamente verso l'alto, mentre qui sotto si rilasciano le anche e le ginocchia. Così, scendi pure, ecco. Lei manifesta ancora una leggera tendenza a tirare indietro, per cui dobbiamo ripetere questo movimento qualche volta. Benissimo, aspetta un attimo. Lasciamo il collo libero, morbido, in modo che la testa possa ritrovare la sua naturale direzione e poi lascia andare le ginocchia liberamente in avanti, così. Molto bene. Ottimo. Ecco, andiamo in avanti. Nell'andare in avanti, adesso le sue ginocchia tendono, come dire, a rimanere lì un po' ravvicinate. Prova a pensare, senza muoverle, prova a pensare di lasciarle un pochino aprire quando ti porto avanti con il tronco. No, senza spingere. Ti ci porto io, così. Bene, molto bene. Fermati qua. Ecco. Perché le gambe sono abituate a fare più di quello che serve, a spingere di più. Quindi dobbiamo suggerire loro di rilasciarsi, di ammorbidirsi, perché facendo meno possono permettere al corpo di seguire il movimento della testa in maniera più fluida. Altrimenti in questo movimento ci sono dei contraccolpi, le gambe spingono, la testa tira giù e quindi la colonna è compressa e il movimento non è fluido. Così, molto bene. Ecco, allo stesso modo, mentre sei in piedi, pensa di rilasciare i piedi. No, senza scendere. La direzione principale è sempre questa. I piedi si rilasciano, ma la testa sale. Quindi abbiamo un allungamento. Ecco, questo allungamento, che poi nel tempo porta anche a un aumento di statura, questo è stato proprio misurato, no? Di 1-2 centimetri, 3 centimetri, a seconda della persona, di quanto è compressa. È da vedere proprio come un allontanamento dei due estremi. La testa va su e i piedi si aprono sul pavimento. E tra la testa e i piedi ci sono le anche e le ginocchia che possiamo lasciare piegare liberamente. In questo modo le ginocchia vengono incoraggiate ad allontanarsi dal tronco, così che non ci sarà eccessiva tensione nelle gambe nel fare questo movimento. Benissimo. Sarà interessante sentire poi da lei la percezione della differenza rispetto a come è abituata ad alzarsi e sedersi. Vediamo se riesce da sola a orientare il tuo corpo verso l'alto. Benissimo. Ok. Ecco. Quante volte andrebbe ripetuto questo esercizio per dimenticarsi della memoria scorretta di postura e riapprendere quella corretta? Ma questo, più che un esercizio, è un movimento che ripetiamo spontaneamente decine e decine di volte in un giorno. Il principio della tecnica, Alexandra, è quello di non creare esercizi da eseguire in quanto tali, ma è quello di rendere un potenziale esercizio qualsiasi movimento che facciamo durante il giorno. L'intenzione è quella di diventare consapevoli di come usiamo il nostro corpo momento per momento. Quindi nel camminare, alzarsi, sedersi, lavorare alla scrivania, al computer, guidare l'auto, salire le scale, scendere le scale. Tutto quello che facciamo può essere fatto in maniera tale da procurare un beneficio al corpo oppure in maniera tale da procurare un piccolo danno. Pertanto, io vi raggiungo e vi porto il microfono. Sì. Così se Carlotta, ve lo appoggio qua. Sì, pertanto in una tipica lezione di tecnica Alexander usiamo questo movimento non per insegnare a lei a sedersi o ad alzarsi correttamente, ma per insegnare a lei ad applicare un tipo di attenzione a come usa il suo corpo che poi può essere estesa a qualsiasi altro movimento.